Salve a tutti amici, benvenuti in questa seconda puntata di aggiornamenti in orto. Oggi voglio parlarvi di questa piccola lavorazione che sto facendo io nel mio orto oggi. Diciamo che prevedono pioggia o comunque una giornata, diciamo mezza giornata di pioggia, quindi sto facendo adesso questo lavoro. Vi racconto quello che sto facendo. Allora, vabbè, tralasciando stare il mio motocoltivatore è molto semplice, diciamo una fresetta da 5-6 cavalli con una fresetta da 60 cm più o meno di lavorazione. Allora, cosa sto facendo oggi? Qui è stato estirpato col trattore, è stata fatta un'estirpatura prima delle piogge, ci ha piovuto sopra. L'erba che si è ripresa è veramente poca, sono veramente contento dell'estirpatura. Sono veramente contento dell'estirpatura, speriamo che riuscite a sentirmi con tutti i rumori che ci sono. Sono contento perché comunque dopo aver estirpato prima della pioggia, l'erba che si è propagata, vedete, veramente poca e soprattutto ha una radice veramente poco fonda, vedete, come questa qui, vedete, viene su veramente bene. Questa è l'operazione della falsa semina, quindi fresare oppure passare una volta con un estirpatore o con un coltivatore, come potrebbe essere anche un vibro coltivatore. Diciamo, smuovere il terreno quei 10 cm di profondità e lasciare stare. Le erbe si germineranno da sole. In questo caso, diciamo, in un orto piccolo potete fare anche una fresatura e lasciare lì circa una settimana, un mese. Vedete, si fanno tutte queste erbette qui. Adesso scusate che il mio dito, ma allora le erbe che sono propagate sono queste, guardate. Vedete, sono erbette che comunque erano erbe già presenti prima, che erano erbe del prato, quindi quando è stata fatta la aratura, però sono anche erbe spontanee che sono riproposte, diciamo erbe a livello di, come possiamo spiegarvi, a livello di autoseminazioni oppure semi che arrivano con l'aria, quindi è una bella germinazione. Ecco, quello che voglio fare io adesso è, dato che hanno messo pioggia, è prendere comunque la fresa lì, fare tutta una bella fresata, ovviamente molto veloce. Quindi non una fresatura troppo precisa, giusto per andare a interrare queste erbe. Così facendo, le erbe che si andranno interrate iniziano a decomporsi. E poi quando piove, diciamo, si assesta tutto il terreno. Questo lavoro lo voglio andare a fare principalmente perché? Perché qui andrò a piantare fagioli e fagiolini, come stavo dicendo l'altra volta, quindi i classici fagioli, diciamo, borlotti, cannellini, lingua di fuoco, quindi quelli che un pochettino tutti quanti voi conoscete, ovviamente quelli che si trovano in giro. Ovviamente si può scegliere qualsiasi tipo di fagioli da piantare, ecco, quindi, e anche i fagiolini, quindi le classiche tegoline, andrò a piantarlo ovviamente verso fine aprile, quindi già una bella fresatura adesso ci permette di andare a eliminare la maggior parte delle erbe. Poi, prima di piantare, il giorno prima di piantare, poi il giorno stesso, si fa una fresatura, si pianta, poi si fa un'altra fresatura e si pianta. Quindi, praticamente, in poche parole, cerchiamo sempre di, quando abbiamo fatto la fresatura, di pestare il meno possibile il terreno. Quando si va a piantare, quello è sicuro. Ma soprattutto, cerchiamo di, fresando, cerchiamo di andare a, ovviamente, fare fresature non troppo profonde, che proprio aiutano a mantenere il terreno più vivo, quindi a mantenere il terreno vivo. Una lavorazione profonda può essere l'estirpatura, come stavo dicendo, invece una lavorazione poco profonda può essere una fresatura che non va tanto fonda, ma serve soltanto per andare a fare la falsa semina, quindi lasciare germinare il prato o lasciare germinare il vostro orto con erbe spontanee, poi fresarlo e andare a eliminare il tutto. Questo ci aiuterà sicuramente ad avere un orto più pulito dalle infestanti. Poi gli infestanti vengono lo stesso, ma se noi andiamo a fresare, andiamo a eliminare gli infestanti che erano già nate, già nate magari un mese prima sul terreno, li andiamo a fresare, quindi le interriamo, andiamo a piantare i nostri ortaggi saranno grandi, gli infestanti, quando spunteranno gli infestanti, saranno ancora piccole che riusciremo con un piccolo sarchietto a eliminarle e non avremo nessun problema. Ecco, oppure anche fare un strato di pacciamatura che andrà a schiacciare, a soffocare gli infestanti che andranno a morire, tipo mi viene in mente di pacciamatura molto, molto valida, può essere o paglia oppure cippato di ramaglia, quindi biotriturato, ecco, va a fare uno strato di protezione contro i nostri infestanti. Se l'infestante cresce, non vede più la luce, non vede più niente, va a morire e si autodecompone nel terreno. Questa è una tecnica. Poi ce ne sono tantissime. Una pacciamatura può essere anche mettere i teli pacciamanti, anche se comunque talvolta i teli pacciamanti richiedono tanto lavoro e alla fine non sono tanto così vantaggiosi, però diciamo sui fagioli, fagiolini e che ne so, taccole, tutto quello che volete piantare, io personalmente non faccio niente, vengo qui con la zappetta, li zappetto un pochettino e basta. Ecco, poi guardate la dimensione del terreno, è questa, vedete? La dimensione del terreno è questa qui, ecco, come potete dire, come potete vedere, la dimensione del terreno è questa qui, vedete? È un terreno veramente
veramente piccolo, quindi si può fare anche benissimo con poche risorse, quindi non so, con una zappetta si fa benissimo il lavoro. E dicevano, adesso io vi slascio, attacco la fresa, inizio a fresare e elimino tutte queste erbe infestanti che si sono sviluppate, così andiamo a interrarle e a pulire il nostro terreno. Niente. Se fate la falsa semina sicuramente avrete un ottimo risultato e avrete un terreno sicuramente più pulito. Niente, dopo lo fiate tutta, buon aggiornamento in orto anche a voi.